Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Scopriamo le creazioni in resina. Siccome sono veramente poche, perché non ho avuto abbastanza tempo per farne di più, queste dovevo assolutamente farle per degli swap, vi faccio anche vedere le mie creazioni in Fimo che ho fatto negli ultimi giorni. Allora, iniziamo dalle creazioni in resina. C'è questa qui. Sono quasi tutte con gli adesivi, tutte tranne questa. Allora, questa qui è una semplice base con i brillantini, così. Poi, vedete che avevo già preparato gli adesivi, però non ho ancora fatto le creazioni. Poi c'è questo che è un biscottino della fortuna, che carino! E ho disposto appunto in cerchio tutti questi fiorellini. Che bello che mi piace. Poi c'è questo quadrato che dovrebbe esserci un fili dietro. Che bello che è. Bellissimo, mi piace tanto. Bello. E questo anche devo spedirlo. Poi guardiamo questo così tolgo questo stampone verde. Wow, no, questa è bellissima. No, mi piace tantissimo. E anche questa devo spedirla. Spero tanto che piacerà alla persona che devo spedire. Bellissima. Infatti qua vedete che ne ho tagliato un altro di Stitch perché devo rifarlo assolutamente, mi piace troppo. E poi l'ultima è questa qua. È fatta così, con un altro fili. Che carina! Bellina, mi piace tanto tanto anche questa. Quindi queste qui erano le mie creazioni in resina. Ah, l'ultima volta mi si era stoppato il video per sbaglio, cioè aveva finito la memoria, si vede, continuava a parlare, intanto si era fermato. Quindi con l'occasione mi è appena venuto in mente che posso farvi vedere la creazione dei fili che mi sa che non avete visto. Quindi vado a prenderla e torno subito. Eccomi qua, nel frattempo ho spostato tutto, vi faccio vedere questa creazione qui, che è appunto quella che l'altra volta mi è stato tagliato il video, quindi è bellissima, io la adoro. E ora vi faccio vedere le mie creazioni in Fimo. Prima di iniziare vi volevo chiedere, ve lo dico già subito, se mi potete dire, consigliare, quali creazioni dovrei lucidare e quali no, perché sono veramente indecisa. Comunque, iniziamo con questa. Questa è una tavoletta di cioccolata kawaii. La faccina che non si vede tantissimo, però c'è la faccina. Poi con questo ciondolino a forma di Pokémon, se mi seguite sui social lo sapete già, voglio inaugurare una serie di ciondolini fatti in Fimo di Pokémon Donuts, i Pokémon insomma fatti a forma di ciambella. A me è sembrata un'idea carina, fatemi sapere se vi piace, se vi può interessare. Che bellino, io l'adoro. Poliwag. Poi vi faccio vedere una serie di cupcake fatti così. Allora, questi sono due cupcake che ho fatto per una commissione e non sono ancora totalmente finiti perché manca la parte bianca sopra e di lato, ma comunque ve la faccio vedere lo stesso. Hanno questi due cuoricini sopra e sono fatti così. E poi verranno fatti un paio di orecchini. E poi questi due cupcake qui. C'è questo qua, che è fatto, vediamo, ok, è fatto con questo viola alla base, che in realtà era uno scarto e mi sono messa a fare questo colore, boh, a caso, ed è venuto bellissimo, cioè è stato il mio primo cupcake che ho fatto ed è stupendo, a me piace tantissimo. E poi appunto questa glassa fatta così è un acqua marina, un verde acqua, e queste microperle viola. E poi c'è questo che ha la base blu, è lo stesso blu di Poliwag, con questa glassa lilla e le microperle sono viola scuro come l'altro e bianche o argentate, insomma. E infine vi volevo far vedere questo paio di orecchini che metterò in vendita sul mio shop. Ah, perché, attenzione, ho aperto il mio shop su Facebook. Cercate Gea Gaia Shop, vi lascio il link in descrizione
E vi apparirà appunto il mio shop, quindi importantissimo, ma comunque farò un video a parte su questo. E quindi questi sono disponibili sul mio shop. Ne ho fatti per fortuna due paia, di cui uno la indosso, quindi appunto non posso farveli vedere, però ne ho fatti due paia, questi e quelli che ho addosso, che sono uguali, identici. E vi lascio una foto per farvi vedere come sono indossati. A me piacciono tantissimo. Bene, anche per questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un bacio e al prossimo video. Andate a vedere il mio shop, se vi piace lasciate un bel mi piace e niente, al prossimo video, ciao!